Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video dedicato all'esecuzione dei giochi all'interno del Card College volume 1. Siamo arrivati alla penultima puntata ed è dedicata al capitolo delle forzature e troviamo due effetti, la pulsazione rivelatrice e ultime notizie a pagina 200 e 201. Quindi vediamo il primo effetto. L'esecutore indovina l'identità di una carta scelta sentendo il polso dello spettatore. Poi l'effetto è ripetuto, ma con lo spettatore che sente il polso del prestigiatore, portando questa impresa inesplicabile ad una felice conclusione. Allora Lucia, oggi ho due bellissimi effetti. Il primo si chiama la pulsazione rivelatrice. Guarda, intanto mescola pure le carte. Con che metodo? Quello che più ti senti così, allenata. Questo va bene? Senti soddisfatta? Ma insomma... Very cool. Ovviamente non ti ho fatto notare, controllare, ma sono tutte carte diverse. Sì. Sei d'accordo con me? Non ti fidi? Ah, insomma... Allora, facciamo una cosa, io ti passo così le carte, tu quando vuoi ne tocchi una. Ok. Questa? Sì. La guardi, la ricordi? Guarda, faccio vedere in camera. Mostrala pure in camera. Ok. E mettila da parte. Sì, messa. Non, è coperta, non la posso vedere. Coperta. Bene. Adesso proverò a ritrovare la tua carta tramite le tue pulsazioni. No, no, mi serve il polso. Ah, pensavo... No, no. Scusa, Aspetta. Non so se dovresti essere qui. Il tuo cuore non batte. Tia! Allora, cosa è successo? Non lo so. Picche, fiori, quadri, cuori. Sì, no, questo è stato abbastanza facile. C'è stato un piccolo sbalzo su fiori. Su fiori, sì, secondo me una carta di fiori. Allora, uno. No, aspetta. Uno. Aspetta, forse faccio un po' di pressione. No, lo sento, ah. Ma se fai altre cose... Faccio per sviarti. No, silenzio. Uno, due, tre! Sì! Sì! Cosa? Tre di fiori. E tre di fiori? Pazzesco. Ma sai cos'è la cosa incredibile? Cioè che funziona sempre, puoi farlo anche tu. Guarda. Mescola, mi fai prendere una carta e dopo tramite le pulsazioni potrai ritrovarla. Ok. Fammi prendere una carta. Quella che vuoi. Questa. Ok. Guardala e ricordala e falla vedere in camera. Bene, mettila lì da parte. Allora, adesso ti spiego, devi fare come me. Innanzitutto devi riuscire a sentire il battito. Lo senti? Minchia, tu invece sei un attimino extra sistolato. Vabbè. Adesso, come me, prima devi nominare lentamente prima i semi. Ok. E sentirai magari uno sbalzo. Quari? Cos'era? Quarius? Che semi era? Quari? Cuori, fiori e spicas. Cuori. Reale? Sì. Ok, adesso che devo fare? E nominare i numeri. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Dunque, sono indecisa tra due, perché ho sentito una pulsazione... Allora, prova a nominare quei due, vediamo se ti aiuta... Cioè, secondo me, dalla tua pulsazione, cioè dalla tua extra sistole, o il 4 o il 5 di cuori. Diciamo che proviamo, ti ripeto, 4 e 5, vediamo... 4 di cuori, 5 di cuori. Sì, nettamente, nettamente 4 di cuore.
Incredibile! Ti ho detto che funziona sempre! Bene ragazzi, tengo io il corso e sono Maga Excalibur. Ti sta bene il cappello? Hai visto che è assurdo? Oddio, è incredibile! Vabbè, quindi provate anche voi a casa. Bene, spero vi sia piaciuto questo effetto, ma adesso dobbiamo passare al secondo effetto. Però vedete come sono riuscita in una maniera incredibile a ritrovare, a uscire dal problema e trovare la tua carta senza andare in panico. Incredibile. Certo. Allora, secondo effetto, ultime notizie, lo spettatore sceglie una carta che l'esecutore non riesce ad indovinare. Dopo aver sostenuto che tutti gli eventi più importanti del giorno vengono riportati nel giornale, chiede a un secondo spettatore di scegliere una pagina di un quotidiano e su questa trova stampata una grande immagine della carta scelta. Bene, qui andiamo a vedere questo ultime notizie. Bene, bene, signori, ultime notizie. Ultime news? Sì, il gioco si chiama così, ultime notizie. Ultime notizie, e ti piace come nome? Sì. Ci sta, dai. Sì, non che sono ultime notizie. E Lucia, ti chiedo per gentilmente, ti passo le carte e quando vuoi ne tocchi una. Questa la guardi, la ricordi e mostrala pure anche a loro. Ok. E lasciala qui disparte sul tavolo. Yes. Perché adesso ho bisogno di Piera, puoi trasformarti in Piera? Piera! Bene, abbiamo bisogno di una carta che rappresenti un numero. Quindi qualora dovesse essere una figura, la cambiamo. Se un numero, la teniamo. Va bene? Quindi io ti passo le carte, tu quando vuoi mi dici stop. Stop. Questa, sì. La guardi, guardala solo Piera. Non sì. Mostrarla in camera, Piera, guardala solo tu. Piera, ce l'hai? Piera ha guardato, sì. Bene, mettila qui in disparte. Adesso Lucia. E voglio che ti concentri sulla tua carta. Ci sono 10 di fiori. No, aiuto. No. Non è il 10 di fiori. Jack di quadri. No. Proviamo di nuovo. Sì, donna di picche! No! Non è donna di picche? No. Piera! Sì. Piera, hai preso una carta? Sì. Che doveva rappresentare un numero? Sì. Quindi non una carta, un numero. Sì. Tu hai letto il giornale di oggi, Lucia? Sì. Sicura? L'hai letto bene? Hai preso attenzione? No, solo... no. Perché Piera ha pescato una carta, la carta 9. Ah. Prova a aprire il giornale a pagina 9. Vieni più in qua che non si vede bene. 9. L'asso de scorazones. E tu che carta hai scelto, Lucia? Asso de scorazones. Grazie Lucia. Grazie Piera. Ma com'è che con Piera? E niente, questa era ultime notizie. Ultime news. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione anche di questo penultimo video, che dovrebbe essere il 12° forse, dedicato a questa serie, ma non ha importanza perché noi ci vediamo prossima settimana con gli effetti dedicati alla filatura da sopra e avremo la metamorfosi e il porta fortuna. Come sempre vi auguro una buona giornata, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo alla prossima.